C'è una parola che risuona tanto, nella comunicazione pubblica in questo periodo e nella prima ondata, la parola sicurezza. Una parola che è importante perché dobbiamo proteggerci gli uni gli altri, però è anche una parola che riduce un po' la vita a una dimensione piccola, alla dimensione della sopravvivenza individuale. È importante stabilire delle procedure, delle regole che evitino i contagi, però non possiamo pensare che la vita sia semplicemente quella nuda vita che individualmente dobbiamo, riparare dal contagio degli altri, perché questa visione poi ci penetra nella testa e nel cuore e ci fa diventare aridi, piccoli, ci fa avere paura di tutti e di tutto. C'era un filosofo italiano che diceva che cos'è una vita basata sul solo valore della sopravvivenza. Ecco, sicurezza fa un po' rima con sopravvivenza ed è una modalità minimalista, che non dobbiamo lasciare che conquisti tutto il nostro, immaginario e la nostra preoccupazione. Sicurezza viene da sinecura, che vuol dire non doversi preoccupare. E forse invece in questo momento, è più della cura che abbiamo bisogno, del prenderci cura di noi stessi e degli altri. Pensando che la vita è qualcosa di molto più grande della nostra sopravvivenza individuale, biologica, è qualcosa di pieno, di intero, di ricco, di traboccante, di eccedente. E il Vangelo ci regala una parola molto importante per indicare questo orizzonte di ampiezza e la parola è salvezza. E quando noi diciamo sano e salvo, diciamo non due sinonimi, ma due dimensioni diverse dell'umanità. Sano vuol dire che è sopravvissuto, che non è morto e la sicurezza ci vuole far sopravvivere. Però salvo è qualcosa di più, vuol dire intero, vuol dire pieno, vuol dire integro. Vuol dire pronto a ripartire, per una vita dotata di senso. Allora, la sicurezza è importante, però rischia di cancellare questo anelito a una grandezza, a una pienezza che è quello che dà senso poi alla nostra vita e che ci rende anche disposti a rischiarla, perché, per noi è un valore enorme, è il valore più grande e quindi siamo anche disposti a morire per questo valore. Sì, abbiamo chiamato eroi i medici, gli infermieri, ma anche le cassiere dei supermercati o i poliziotti che hanno controllato le nostre strade. In realtà non sono eroi, questo l'ha anche detto Papa Francesco in un bel commento questa primavera. Sono persone che si sono trovate davanti a un dolore, a una sofferenza, a una sfida, a una chiamata, e che hanno dovuto scegliere tra la loro sicurezza, la loro autoconservazione da una parte, oppure l'integrità della loro vita, cioè mettere in quel momento al servizio degli altri le loro competenze, le loro capacità per salvare altre vite. E hanno deciso di mettere a rischio la propria vita per quella degli altri. Ecco, riecheggia qui con grande chiarezza, anche in grande semplicità, ma anche con grande forza, la parola del Vangelo: chi perde la sua vita la trova, cioè chi è capace di puntare alla salvezza, alla pienezza della propria vita, va oltre se stesso. E in questo tempo di pandemia noi abbiamo bisogno di parlare di salvezza. Perché altrimenti la sicurezza rischia di diventare una nostra tomba. Libertà, libertà, libertà è una parola che abbiamo detto mille volte e che in questi mesi di pandemia siamo obbligati a ripensare. Nell'ultimo mezzo secolo si è affermata un'idea di libertà dell'io, ci siamo immaginati particelle elementari che potevano andare di qua e di là, ciascuno per conto suo,
abbiamo dissolto i legami, abbiamo enfatizzato questa ossessione individualistica. La pandemia ci dice che tutta questa rappresentazione della realtà non si regge, la realtà è diversa, noi siamo già in relazione, prima ancora di essere individui. L'immagine più sintetica è il nostro ombelico, noi portiamo nella carne il segno che eravamo prima relazione, prima di diventare le singole persone che siamo. E la pandemia ci dice che noi viviamo in una condizione che già strutturalmente di relazione, di solidarietà. Siamo interconnessi attraverso il respiro, siamo interconnessi attraverso la conoscenza, siamo interconnessi attraverso l'informazione, siamo interconnessi attraverso l'economia. L'idea che ciascuno possa salvarsi per conto proprio è un'idea che non esiste. Noi siamo letteralmente e concretamente sulla stessa barca, la barca che ci lega gli uni agli altri. E questo insegnamento della pandemia è un insegnamento potente che non automaticamente si tradurrà in un rilancio dei temi della solidarietà e della capacità di prenderci cura gli uni degli altri. Potrebbe diventare conflitto e odio. Ecco allora che dobbiamo trasformare questa indicazione che ci viene dalla realtà anche in modo di pensare, in modo di essere, in modo di fare, costruendo quella società della solidarietà che tutti desideriamo. Perché tutto questo dolore, tutta questa fatica che abbiamo attraversato, che stiamo attraversando, non sia inutile. Forse l'atteggiamento più bello è quello di cercare di capire che cosa ci insegna la pandemia sulla libertà e su come diventare noi stessi. E se è vero che siamo tutti interconnessi, e il virus ce l'ha fatta vedere, questa infrastruttura connettiva che ci lega anche al di là della nostra volontà, che ci costituisce come persone in relazione, allora forse è bello imparare, capire che cosa di nuovo possiamo avere scoperto su di noi e sul senso della nostra vita. C'è una parola che risuona, che è risuonata tanto, che è responsabilità, una parola molto importante che rischia un pochino di diventare così uno slogan vuoto e che ha anche un altro rischio forse, quello di venire intesa in senso molto individualistico. Ciascuno di noi si prende la responsabilità delle proprie azioni. È una cosa molto giusta, ma forse non è sufficiente. E forse proprio questa connettività costitutiva che ci ha fatto vedere il virus ci spinge un po' più in là e ci spinge a comprendere che dobbiamo rispondere non solo di noi, ma che dobbiamo rispondere a questo legame che ci unisce. Dobbiamo rispondere a questa costitutiva relazionalità che ci consente di essere chi siamo. Ci sono tante storie belle che sono state raccontate durante anche il primo periodo del lockdown e durante le fasi più dure del virus, di persone che hanno scoperto chi sono proprio perché si sono messe a disposizione, perché si sono lasciate convocare dalla realtà. Che si sono lasciate scomodare, spostare dalla loro tranquilla posizione di riparo e di sicurezza e sono entrate dentro una dinamica che poi gli ha fatto capire veramente chi sono, chi possono essere. E questa è la dinamica della vita, cioè noi capiamo chi siamo e diventiamo chi siamo più siamo capaci di rispondere a ciò che ci interpella, a ciò che ci convoca, a ciò che ci provoca. E questa dinamica il virus ce l'ha fatta vedere ed è un'occasione veramente. Impariamo non soltanto a essere responsabili di noi, ma a rispondere a chi ci chiama, a chi ci interpella e a questo legame che ci costituisce, che ci rende fratelli. Viviamo nella società della potenza tecnologica, della potenza economica. L'essere umano è così orgoglioso delle sue realizzazioni.
Abbiamo mandato una sonda su Marte, abbiamo lanciato una navicella spaziale poco tempo fa, siamo stati capaci di realizzare un vaccino in meno di un anno. L'uomo si compiace della sua potenza. Eppure la pandemia ci dice un'altra cosa che non riusciamo tanto a riconoscere, e cioè che la società potente genera, produce e in un certo senso sostiene, creando tanti problemi, uomini fragili, uomini e donne fragili. Lo sapevamo perché Papa Francesco ci parla sempre degli scarti, la società potente produce scarti, tutti quelli che non sono all'altezza degli standard richiesti. Ma poi c'è anche un dato in più che la pandemia ci fa vedere, e cioè che la società potente è piena di uomini e donne fragili, che non diventano scarti ma sono fragili. In Italia ci sono 24 milioni di persone con una malattia cronica, 12 milioni di persone che hanno almeno due patologie croniche, ma poi ci sono i fragili legati al lavoro, le fragilità lavorative, le fragilità educative, le fragilità psicologiche, le fragilità relazionali e affettive. La società potente produce un mondo di fragilità, e questo è qualcosa che la pandemia ci aiuta a capire meglio. Stare così a lungo sospesi sulla morte, una morte che può toccare a chiunque in qualunque momento, ci ha fatto capire che la fragilità è parte di noi, non è qualcosa che può essere rimossa o eliminata con qualche dispositivo. E questo da una parte magari ci rende un po' angosciati, ma dall'altra apre anche quello spiraglio di consapevolezza che gli altri sono fondamentali per noi e che noi possiamo essere fondamentali per loro. In questa situazione la cura diventa il modo di ricucire tutte quelle frammentazioni, quelle ferite, quelle nuove disuguaglianze, quelle povertà che sono diventate ancora più povere, e diventa questo filo che ritesse un noi. Ed è una parola molto bella, cura, perché è una parola di reciprocità, non è quell'atto di generosità che noi facciamo appunto perché siamo forti, perché siamo ricchi, perché abbiamo di più di quello che ci serve, ma è un coinvolgimento che riguarda tutta la persona, il corpo prima di tutto. Per prendersi cura bisogna esserci, bisogna abbracciare, bisogna accarezzare. Riguarda tutti noi stessi e ci fa entrare dentro una dinamica di reciprocità. Non si può toccare senza essere toccati, e non si può prendere cura di qualcuno senza anche prendere cura di sé e della propria dimensione più umana. E in questa dinamica di reciprocità si ritesse quel legame che così tanto si è frammentato, frantumato e logorato nel tempo con il modello di sviluppo che abbiamo fin qui perseguito. E quindi proprio la cura diventa una scuola di umanità in cui ci ricostituiamo, rimettiamo insieme i pezzi di noi stessi, i pezzi dei nostri mondi, e con delicatezza, con tenerezza, riusciamo a rendere vivibile il mondo, forse anche più vivibile di quello che era prima. Una delle cose più impressionanti della nostra epoca è che abbiamo costruito una società di liberi, e abbiamo raggiunto il benessere, viviamo in democrazia, eppure non siamo più capaci di pensare il futuro, è come se non ci fosse il futuro. L'avvenire, il massimo che possiamo pensare è quello di non perdere ciò che abbiamo raggiunto. E questo ci deve interrogare, e la pandemia nuovamente ci aiuta a porci delle domande. Il 1989, la caduta del muro di Berlino, ha segnato la fine delle ideologie politiche. Abbiamo smesso di pensare che il mondo potesse essere cambiato attraverso l'azione politica. E poi è venuto il tempo del desiderio individuale. Tutti abbiamo capito che ciascuno ha la propria vita, che dobbiamo realizzarci, che dobbiamo fare delle belle cose, che dobbiamo essere felici. C'è stata una grande spinta, e questa è stata la spinta della soggettività, che è stata anche sicuramente una stagione importante, interessante.
Ma poi già dopo il 2008 abbiamo capito che intanto la realtà era diversa, che la società individualistica del desiderio individuale ha prodotto non senso, ha prodotto incertezza, ha prodotto il deserto delle relazioni e anche un mondo che non trasformava le aspettative, le speranze di molti in realtà. Ecco, la pandemia colpisce una società dove il senso del futuro era già in difficoltà e rischia di trasformare l'incertezza che ci ha caratterizzato negli ultimi anni in angoscia, e l'angoscia è una brutta bestia che va combattuta nel modo giusto. C'è un filosofo che si chiama Kierkegaard che dice che la speranza è la passione per il possibile. E sembra strano menzionare questa parola in questo tempo così di rinunce, di riduzioni, di precarietà. Però è anche vero che quando si rompe uno schema, quando si rompono delle abitudini, quando tutto è sovvertito, quando siamo spaesati nella nostra vita quotidiana, ma fino nei gesti più minuti, nel modo di salutarci, nel fatto di non poter andare a scuola, ecco, quando tutto è messo in discussione, si apre la possibilità di un cambiamento. All'orizzonte si vedono appunto dei nuovi possibili. E bisogna avere però passione perché questi possibili si sviluppino in una maniera umana, in una maniera che non lascia indietro nessuno. E siamo proprio su questo ciglio di un precipizio. Possiamo rischiare di cadere e di soccombere, e di farci molto male, qualcuno sopravviverà, qualcuno no, oppure possiamo immaginare di gettare un ponte tra questo presente così ferito e un futuro che sia più bello per tutti, che sia qualche cosa che possiamo pensare di poter scrivere sulla base di quello che abbiamo imparato in questo tempo, sulla base di una resilienza che abbiamo sviluppato e che non è soltanto sopravvivenza, ma anche riconoscimento di ciò che davvero vale. Stare sospesi sulla morte ci fa capire che cosa davvero vale e che cosa possiamo lasciare indietro alle nostre spalle senza timore. E allora il futuro è questa protensione, questo sporgerci verso qualcosa che non è già scritto, che non è un divenire che si sviluppa dalle cause e che possiamo prevedere con l'algoritmo giusto, ma è un'avventura, è un avvenire, qualcosa che ci viene incontro e che noi possiamo insieme accogliere e cercare di scrivere però in modo che ciascuno abbia in mano una penna e possa mettere il suo contributo unico e irripetibile in questa storia che ci aspetta.